Siamo nell'Urbino dei primi anni 60, rivisitata in un film di Umberto Pierzanti, poi anche raccolto in un DVD dalla Mediateca delle Marche. In questo straordinario scenario della passeggiata di una coppia, il sapore di un tempo e di un modo d'amare che le immagini in bianco e nero sanno dipingere meglio del colore. Gli anni 60 sono un periodo sospeso, felice. Tra un mondo precedente che era troppo rigido, troppo duro, troppo bloccato sessualmente, e un mondo seguente che sarebbe stato già un po' all'insegna del consumismo. Il cammino mano nella mano, c'era il dialogo, è stato un momento di giusto equilibrio in cui il rapporto tra uomo e donna mi è sembrato anche uno dei più felici. A mio parere non ci sarebbe la poesia e forse non ci sarebbe l'arte senza la dimensione della memoria, per cui sono d'accordo che la memoria è fondamentale non solo nell'arte ma anche nella vita. Così la memoria viaggia e può portarci a rivivere i momenti irripetibili dell'emozione e dell'incontro che resta dentro noi per sempre. Ci siamo riparati presso una casa a leggere la luna ai falò di Pavese. E ormai il sole stava scendendo, c'erano branchie di uccelli che volavano dal palazzo ducale fino nei boschi. Tutto era perfetto ed assoluto. Ecco, quel momento avrei voluto che fosse fermo per sempre. E forse come poeta ho tentato di registrarlo nei miei versi.